Allora, innanzitutto parliamo di questi standard qualitativi di altissimo livello. E l'oncologico per noi è una fiore all'occhiello, è una grandissima squadra, è una squadra che è nata nell'ambiente ospedaliero e che progressivamente va verso il territorio e verso le famiglie. Quindi è un'organizzazione che dall'ospedale migra verso il paziente malato, che è quello che ha maggiori limitazioni di movimento. Lei ha oggi dato una notizia importante: il modello della Lombardia da lei gestito avrà l'onore di rappresentare a livello mondiale, di essere quindi individuato, indicato come modello da prendere a parametro alle Nazioni Unite. Sì, riferiremo alla fine di marzo, su invito loro, il modello lombardo e lo riferiremo nel Palazzo di Vetro in modo che loro facciano le loro valutazioni e quindi mi immagino che il nostro modello sia progressivamente sempre più all'attenzione del mondo. Si è dato un giro di vite sulla questione sicurezza, bisognerebbe dare un giro di vite su chi specula sulla salute? Noi lo stiamo facendo con estrema forza, sappiamo individuare delle aree che sono a rischio, abbiamo fatto un'alleanza con le strutture deputate a questo del giuridico, del legislativo, con la finanza, con i carabinieri, abbiamo fatto un'alleanza, se vediamo delle aree che sono in sospetto di rischio di reato amministrativo oppure penale civile, noi possiamo fare quello che ci è consentito, cioè la sanzione economica, ma segnaliamo alle autorità, perché vogliamo che tutte le mele marce che ci sono nel nostro sistema, qualcuna c'è ancora sicuramente, si tratterà di scoprirla, sappiano che essendo mele marce c'è il rischio della spazzatura. Come avete abbattuto il debito sanitario? Abbattendo i costi impropri delle cure che non servono al malato, ma che servono al cliente e quindi non vanno finanziate.